Ciao ragazzi, sono il Bend e benvenuti sul canale YouTube di Life in Travel. Oggi parleremo di AllTrails, una piattaforma online che permette di creare ex novo e di gestire delle tracce GPS che possono essere poi inserite o all'interno del proprio archivio sul computer da poter visionare successivamente o ancora meglio da poter importare su un dispositivo GPS. Una volta entrati sul sito di AllTrails, www.alltrails.com, la prima fase sarà quella della registrazione. Attraverso SignUp potrete registrarvi ex novo. In questo modo voi potrete creare un vostro account o accedere direttamente attraverso i canali con Apple, Facebook o con le vostre credenziali Google. Oppure, se siete già registrati, potete cliccare su login. Io mi sono loggato e mi trovo praticamente nella mia pagina. Eccomi qui, Davide, il mio bel faccione e tutte le voci relative al mio profilo. AllTrails è una piattaforma in inglese. Ora entriamo nel vivo di AllTrails andando a sviscerare il suo menu. Il suo menu consiste in Esplora, Pianifica e la storia. Se io clicco su Esplora, accederò ad una pagina in cui sulla destra vedrò una mappa su base OpenStreetMap e sulla sinistra tutti gli itinerari che sono stati inseriti dagli utenti della community di AllTrails. Rientrando nel menu, se vado su History, troverò tre voci che si riferiscono essenzialmente ad un pubblico mobile, mentre la terza voce si riferisce alle statistiche. Infatti, cliccando direttamente su Stats, noterò praticamente le statistiche del singolo profilo utente. Creare la traccia è un gioco da ragazzi. Andiamo su Plan e sull'ultima voce, Create Map. AllTrails mi permetterà di visualizzare la mappa che è su base Open. E alla sinistra tutti i dati relativamente al percorso che io voglio creare, con la descrizione, i punti di interesse. Upload Route non è altro che un comando che permette di importare dal proprio computer i file GPS, ovvero GPX, TPO, FIT o TCX, mentre Draw Route è il comando principale di cui ci occuperemo ora. Concentriamo l'attenzione sulla mappa. C'è un'icona in basso a destra con la scelta di 8 mappe possibili, tra cui le OpenStreetMap e le OpenCycleMap. Personalmente mi trovo molto bene con le OpenStreetMap. La prima fase consiste nel dare nome al nostro percorso, quindi sotto Route 1 potremo inserire il titolo del nostro percorso, ad esempio Bergamo. Clicchiamo e automaticamente AllTrails riconosce sulla mappa Bergamo. Sotto questo comando vediamo dei singoli pallini di colore differente. Possiamo creare la nostra traccia di colori differenti, rosso, verde, a nostro piacimento. Sotto i colori abbiamo tre possibilità, ovvero la creazione di un itinerario con andata e ritorno, un itinerario ad anello o un itinerario al contrario. Ora avviene la fase legata alla descrizione. Nome della mia mappa. Posso dare un nome specifico, un nome che più mi aggrada. Ad esempio, Parco dei Colli. Sotto possiamo inserire anche delle note relativamente al Parco dei Colli. Esiste la possibilità di identificare il nostro percorso in base all'attività: cross country skiing, fishing, hiking, mountain biking. Ad esempio, vogliamo effettuare un giro con la nostra mountain bike. Quindi clicchiamo su mountain biking. Questa è la data di creazione dell'itinerario. Sotto abbiamo make map private, ovvero la possibilità di rendere privata questa traccia che andremo ora a generare, oppure di renderla pubblica a favore della community di AllTrails. Scegliamo ad esempio di considerarla privata. A questo punto possiamo salvare il nostro percorso, che però non abbiamo ancora creato. Quindi possiamo cominciare a tracciare il nostro percorso. Se io ho intenzione di iniziare il mio percorso in un punto differente, in questo caso dal centro di Bergamo, ma ad esempio da un punto più esterno, da un sentierino, da un punto vicino ad una scaletta, possiamo farlo tranquillamente. Quindi possiamo cancellare questo punto ed identificare il nostro punto di inizio, ad esempio sempre a Bergamo, ma qui possiamo fare questa operazione per rendere
tutto lo schermo visibile con la mappa in modo tale che possa essere più facile navigare. In alto a sinistra vediamo una maschera che contiene due comandi. Il secondo, una volta cliccato, ci permette di identificare la tipologia di percorso e quindi, se vogliamo fare un percorso a piedi, in mountain bike, bike touring, road biking. Ad esempio, bike touring può fare a caso nostro. Sopra abbiamo smart routing, che non è altro che un comando che ti permette di consigliare il percorso in base all'attività che ho scelto qui sotto. Sotto la nostra mappa c'è una fascia bianca in cui abbiamo no elevation data. Questa è la fascia dove verrà inserito il profilo altimetrico una volta che noi cominceremo a creare la traccia. Se noi zoomiamo sul punto di inizio che abbiamo scelto, possiamo procedere lungo un percorso già conosciuto da OpenStreetMap, come una strada ad esempio, cliccando ad esempio qui, e vedete che mi ha generato un punto e la traccia è stata creata automaticamente su quel percorso. Ora, continuando, notiamo che possiamo andare avanti a nostro piacimento e vediamo come ad ogni punto successivo si genererà sotto il nostro profilo altimetrico, questo, dove noi potremo andare con il nostro mouse e verificare attraverso lo scorrimento la distanza, l'elevazione e la pendenza. Ora testiamo le potenzialità di smart routing, ovvero il comando di cui vi ho parlato prima. Se è attivato, in questo caso, e noi clicchiamo in un punto specifico del percorso che abbiamo intenzione di percorrere, noteremo come AllTrails abbia scelto questo percorso rispetto ad un altro. Se invece io volessi proseguire su un percorso differente arrivando in questo stesso punto, potrei tranquillamente tornare indietro con questo comando, ripetere l'operazione, ad esempio cliccando in un punto differente, e noteremo come la traccia si sposterà nell'altro senso, in base al nostro piacimento. Ipotizziamo di avere sbagliato il punto finale del nostro percorso e volerlo trascinare lungo un'altra strada. Cliccandoci sopra e spostandolo in questo punto, vediamo come la traccia viene automaticamente rigenerata. AllTrails è abbastanza flessibile da un punto di vista della generazione di una traccia, in quanto spostandomi semplicemente col cursore sul percorso, quindi sulla traccia generata, posso cliccare per aggiungere un punto intermedio e spostarlo, ad esempio qui noteremo come la traccia si modificherà. Possiamo spostare questo. Vediamo come la traccia che è stata generata ha cambiato connotati in base alle nostre esigenze. Ora passiamo alla fase successiva, ovvero l'inserimento dei punti di interesse. Quindi ritorniamo alla schermata precedente e vediamo waypoints, ovvero punti di interesse. Aggiungi nuovo waypoint, diamo un titolo e la descrizione, ad esempio A. Sotto troveremo latitudine e longitudine, ovvero le coordinate spaziali del nostro waypoint, che ora andremo ad inserire. Sotto ci viene mostrato un comando, ovvero quello di poter visionare direttamente sulla mappa il titolo o meno del proprio punto di interesse. Noi teniamolo attivo. Ritorniamo sulla mappa e spostiamo il puntino color viola fino all'intersezione con la traccia. Zoomiamo e salviamo. Automaticamente sulla mappa è stato generato il waypoint nel punto desiderato. Possiamo ripetere l'operazione aggiungendo nuovi waypoint. Esiste anche la possibilità di aggiungere delle foto in questo itinerario. Noi in questa fase non le aggiungeremo, ma provvederemo essenzialmente al salvataggio della nostra traccia. Quindi clicchiamo su Save Map e automaticamente comparirà una schermata. Notiamo quattro voci, ma le fondamentali sono sostanzialmente due. Share Map, ovvero la condivisione, che avviene tramite mail, embed, link o QR code. Oppure download route, cioè scaricare direttamente sul nostro computer la traccia appena generata, comprensiva di waypoint e di tutte le informazioni che abbiamo inserito,
e, se vogliamo, una volta scaricata sul computer, potremo trasferirla sul nostro dispositivo GPS. Grazie per aver seguito questo tutorial. Se avete dubbi o domande, scrivetele nei commenti qui sotto. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!